Buongiorno a tutti, buongiorno da Paolo De Castro. Purtroppo non riesco ad essere con voi a Macerata questa mattina, ma ci tenevo a lasciare un mio saluto anche attraverso questo video. Intanto ringrazio e saluto tutti gli amici presenti a questo importante convegno sull'agroalimentare e le filiere. Cosa dire, oggi a Bruxelles viviamo un momento di particolare importanza, perché si stanno andando a chiudere quasi tutti i regolamenti qui in fine legislatura. Uno tra tutti, quello sulle indicazioni geografiche, che vede un'importanza particolare per il nostro paese, essendo il primo paese a livello europeo non solo come numero di prodotti DOP e IGP, ma anche dal punto di vista economico, più di 20 miliardi di euro nella cosiddetta DOP economy. Questo regolamento darà più forza ai consorzi, più tutele, più capacità anche del sistema produttivo di sviluppare filiere di qualità, che è poi la tradizione italiana, perché noi, se vogliamo competere nel mercato internazionale, lo possiamo fare solo con prodotti di qualità, di alto valore aggiunto, non certo con prodotti di basso valore, perché sui costi di produzione non possiamo competere. Quindi, dalle indicazioni geografiche alle battaglie sul regolamento per i fitofarmaci, sulla direttiva emissioni, sul tema del packaging, abbiamo veramente un'agenda molto importante dove vogliamo rafforzare la competitività del settore, ma naturalmente spingendolo sempre di più verso una sostenibilità ambientale, una lotta ai cambiamenti climatici che rimane la cifra di questa commissione. Ma farlo con gli agricoltori, non contro gli agricoltori. Quindi trovare la strada affinché la transizione ecologica diventi una opportunità per il sistema produttivo e non solamente vincoli e problematiche. Lo si possiamo fare, lo stiamo facendo ed è quello che è l'obiettivo della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, che mi onoro di rappresentare. Quindi un grazie a tutti gli amici presenti e un arrivederci a presto in presenza.